Pemirsa, munculnya varian-varian baru dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 memberikan kekhawatiran tersendiri. Demikian dikatakan Profesor Massimo Galli, Direktur Infeksi Rumah Sakit Luigi Sacco Milan yang khusus menangani pasien COVID-19 dalam pertemuan daring eksklusif dengan siswa kelas bahasa Italia untuk orang asing antara lain dari Brazil, Peru, Bangladesh, Indonesia, China, Thailand, Ukraina, dan Mesir yang dikoordinasi oleh Profesor Paola Risso dari Sekolah Bahasa Italia untuk Orang Asing, CPIA 5 di Milan pekan lalu. Bagaimana selengkapnya disampaikan Profesor Galli? Mari kita simak bersama. Sempre legato a due varianti, la sudafricana e la brasiliana, rispetto alle quali, quasi certamente per la sudafricana almeno, l'efficacia degli anticorpi che vengono fatti produrre dai vaccini presenti nel mondo, non in Italia, attualmente utilizzati, cala parecchio, 40% in meno di capacità di risposta. Quindi per queste due varianti i vaccini funzionano probabilmente di meno. Certamente per la sudafricana, probabilmente per la brasiliana, anche se non abbiamo ancora dati certi. Quindi il punto è quello lì, il rischio è questo. Continue sorprese, sorprese relative, ma sorprese. Io non credo che ne saremmo fuori completamente quest'anno, soprattutto se valutiamo la cosa in chiave globale. Credo però che se riusciremo a vaccinare molto per questo autunno staremo a un passo molto più avanzato. Mi auguro anche in Brasile, ad esempio, dove la lezione di Manaus è stata una lezione terribile. Sì, è una tragedia. Che invece di avere l'immunità di gregge, perché si è infettato il 70% della popolazione, abbiamo avuto la variante brasiliana che è in grado di reinfettare i già guariti, probabilmente. Ecco. Quindi da questo punto di vista l'idea di far infettare tutti perché così abbiamo l'immunità di gregge è un'idea peregrina, un'idea sballata. Quindi dipenderà anche molto dall'atteggiamento e dall'intelligenza dei governi.